In Italia non esiste un movimento realista come quello sorto in Francia. Tuttavia, dopo il 1850 si iniziarono a manifestare vari fermenti in concomitanza con la diffusione del positivismo, che produssero una maggiore attenzione alla descrizione scientifica ed obiettiva della realtà. Tra queste varie tendenze, più o meno embrionali, di realismo, la più omogenea e definita appare quella dei pittori macchiaioli. Tra il 1855 e il 1867 si andò costituendo a Firenze un gruppo di artisti che tendono a superare il romanticismo proprio con una riscoperta della realtà quotidiana rappresentata senza sentimentalismi eccessivi. Questo gruppo fu definito macchiaioli in senso denigratorio, dispregiativo, per via di quello stile particolare che li accomunava. Dipingere per macchie di colore nette, senza velature ed effetti chiaroscurali. Il movimento nacque da un gruppo di artisti che si univa nel Caffè Michelangelo a Firenze. Sono artisti accomunati da una comune militanza nelle campagne militari risorgimentali del 1848 e del 1859. Il tema militaristico ritorna soprattutto nella pittura di Giovanni Fattori, uno dei protagonisti, che fu l'illustratore principale dell'aspetto militare della unificazione risorgimentale. Da un punto di vista stilistico, quello dei macchiaioli fu il gruppo più avanzato della scena pittorica italiana. Il loro fu il movimento che più può essere avvicinato a quello degli impressionisti, per esempio. I macchiaioli non perdono mai una forma salda tracciata dal disegno. Ciò che aboliscono del tutto è solo il chiaroscuro, cercando una pittura che distingua le varie forme in base al contrasto di luce o di colore. Ottennero una pittura dall'aspetto più vero e realistico, che unendosi ai temi della vita quotidiana permettono di considerare questo come un movimento fondamentalmente realista. Il Caffè Michelangelo a Firenze si trovava in via Cavour al civico numero 21. Dalla seconda metà dell'Ottocento fino al 1920 fu un luogo di animate discussioni sia dall'ordine artistico che politico. Un sodalizio d'artisti, quasi tutti toscani, che dopo il 1860 anima vivacemente il panorama artistico italiano e ha contribuito in modo decisivo al rinnovamento dell'estetica pittorica tradizionale. In particolare, qui si ritrovavano i giovani artisti in rivolta con l'arte accademica della vicina San Marco. Per il loro modo di dipingere, con larghe macchie di colori puri, vennero definiti macchiaioli. Si incontravano qui Silvestro Rega, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Adriano Cecioni, Diego Martelli ed altri. Successivamente alla chiusura, i letterati del caffè Le Giubbe Rosse apposero sul muro del vecchio caffè una lapide, visibile ancora oggi, per omaggiare quello che è stato il primo caffè letterario di Firenze. Oggi gli stessi locali ospitano il Museo Leonardo da Vinci, ma rimane ancora attivo artisticamente, promuovendo mostre ed eventi culturali legati alla memoria storica e al pensiero contemporaneo, che i primi macchiaioli ed altri produssero dal 1848 al 1861. Giovanni Fattori, Livornese di nascita, viene considerato il principale esponente del gruppo dei macchiaioli. Entrò a far parte del gruppo del Caffè Michelangelo e grazie anche all'amicizia e alla concomitanza di idee con gli altri personaggi, semplificò sempre di più la sua pittura fino a raggiungere quell'effetto di macchia che caratterizza l'intero gruppo. Fattori è passato alla storia per aver realizzato numerosi quadri da soggetto militare. In essi si possono trovare scene riguardanti battaglie o semplicemente soldati che segnano con la loro presenza i paesaggi italiani. Infatti, Fattori, oltre ad aver realizzato una grande quantità di opere con soggetti militari, si è evidenziato con opere con soggetti paesaggistici. Soprattutto la Maremma Toscana, suo luogo di origine, divenne uno dei suoi soggetti preferiti. Sulla fine del 1859, Fattori decise di partecipare al concorso bandito dal Bettino Ricasoli,
politico italiano, sindaco di Firenze e secondo presidente del Consiglio del Regno d'Italia dopo Cavour, per l'esecuzione di quattro tele raffiguranti i principali episodi militari del Risorgimento: la battaglia di Curtatone, Palestro, San Martino e Magenta. L'artista in particolare scelse di raffigurare la battaglia di Magenta, combattuta il 4 giugno del 1859, nel corso della seconda guerra di indipendenza tra gli austriaci e i franco-piemontesi, e che si concluse con la vittoria di quest'ultimi. Nello scontro il tributo di sangue versato fu sconvolgente. Tra i 100.000 soldati che presero parte al combattimento vi furono più di 6.000 vittime. Fattori presentò quindi due bozzetti alla commissione giudicatrice, che lo decretò vincitore e gli commissionò l'esecuzione del dipinto. Fattori realizza questa tela di grandi dimensioni con una grande diligenza, portandola a compimento nel 1862. I soldati francesi furono dipinti con grande precisione, anche perché nel 1859, quindi 3 anni prima, alcune guarnigioni di quella nazione passarono da Firenze. Per dare maggiore realismo al dipinto, inoltre, Fattore si recò personalmente nel luogo del combattimento a Magenta. Fattore non rappresenta il momento dello scontro, il momento della battaglia, bensì il pur dignitoso ritorno dei soldati, feriti sulle retrovie per essere assistiti dalle infermiere. L'opera è priva di intenti celebrativi, privilegia pertanto la dimensione della pietà con il quale Fattori dimostra all'osservatore le conseguenze dirette in termini di sofferenze e di distruzioni che la guerra comporta. Il gioco dei soggetti è equilibrato in un'area di apparente tranquillità, data dagli ufficiali in primo piano, che seguono con attenzione le operazioni di ristoro dei feriti, sapientemente concertate da una diligenza equipaggiata con due monache infermiere, preposte all'assistenza dei feriti più gravi, adagiate appunto su un carro. Sul selciato del viottolo giacciono inoltre i cadaveri di due soldati. A sinistra, proprio vicino alla diligenza, si trovano invece i soldati feriti, che, riuscendo ancora a camminare sulle gambe, ritornano in modo autonomo alle retrovie, seguendo un uomo dalla testa bendata che avanza su un cavallo bianco dal passo stanco. L'unico elemento a denunciare la battaglia è relegato sullo sfondo del dipinto. Qui infatti troviamo il profilo di una martoriata magenta, dove ancora i fumi dei cannoni fanno intuire che lo scontro è relativo, ma è ormai giunto al termine. Dal punto di vista stilistico, il quadro non può dirsi ancora pienamente macchiaiolo, seppure il colore sia già applicato sulla tela con estese campiture orizzontali. I volumi e le lontananze non sono messi con la macchia, bensì con il chiaroscuro tradizionale. Si tratta quindi di uno stile che fonda in modo armonioso le regole accademiche con la nascente poetica macchiaiola. L'opera di grandi dimensioni è conservata alla Galleria d'Arte Moderna a Firenze. Nella rotonda dei Palmieri del 1866, la scena è ambientata sulla rotonda dello stabilimento balneare dei Palmieri, sul lungomare di Livorno, lungo quel litorale tanto amato dai pittori macchiaioli. Qui sono collocate 7 donne benestanti, probabilmente borghesi, che fanno i bagni d'aria al mare, così come si usava al tempo alle signore per bene. Infatti, non si addiceva mostrarsi in costume da bagno. Le 7 dame, infatti, indossano tutte cappellini e lunghe gonne coperte da mantelline. Questo abbigliamento lascia presumere che la scena si ambienti in primavera o autunno e non in una torrida giornata estiva. Ciascuna delle donne è colta in un diverso atteggiamento, in una sorta di ritmico andamento. Una di loro, infatti, contempla il mare, un'altra è rivolta verso l'osservatore e un'altra ancora è raffigurata di profilo. Magari non possiamo riconoscere i volti delle figure effigiate nel dipinto, di fatto prive di lineamenti, è presumibile pensare che fra di loro ci sia anche Settimia Vannucci, la giovane moglie del pittore, poi stroncata, ancora giovane,
da una grave infezione tubercolare. La luce, l'acqua e l'atmosfera danno un senso di vivacità e immediatezza, ma in realtà sulla base dell'opera si trova una lenta meditazione sul lavoro e uno studio attento, come si evince dai numerosi disegni preparatori che mostrano ripensamenti, osservazioni dal vivo, cambiamenti e rielaborazioni in studio. Si pensa addirittura che il quadretto su cui è stata dipinta l'opera sia stata ricavata dal coperchio di una scatola di sigari. Nell'opera in vedetta del 1872 sono rappresentati solo tre soldati a cavallo, in uno spazio vuoto, riempito solo da un muro bianco visto in prospettiva trasversale. Il primo soldato su un cavallo bianco è in primo piano, ma decentrato sulla destra. Si staglia contro il muro bianco e su di esso proietta un'ombra scura. Gli altri due soldati sono sulla estremità più lontana del muro e cavalcano un cavallo bianco e uno nero. La pianura, anch'essa bianca perché assolata, si conclude in una linea di orizzonte basso che apre ad un cielo di un azzurro polarizzato, unica nota di colore di un quadro che sembra quasi in bianco e nero. La magia di questo quadro sta in una sensazione di tempo rallentato, che sembra già preannunciare la dimensione onirica della pittura metafisica. I soldati sono fermi, in vedetta, in uno spazio talmente vuoto che non riesce ad immaginarvi alcun nemico, né presente né futuro. La sensazione dello spazio ampio e delimitato si avverte in tutti i quadri di Fattori. È il ricordo della sua Maremma toscana che egli trasferisce nei suoi dipinti. I soldati a cavallo in questo spazio ricordano una vicenda, quella risorgimentale, che viene segnata dall'immagine dei soldati. La tecnica è ovviamente tipica dei macchiaioli, qui portata alle estreme conseguenze, in quanto le macchie sono all'estremità cromatica, il bianco e il nero con pochi rarefatti toni intermedi. Questa semplificazione cromatica accentua la luminosità della scena dandone un carattere di verità molto netto ed evidente.